1.4 L'errore relativo. Se si deve dire quale fra due misure sia la migliore, vale a dire la più precisa, su che cosa possiamo basarci? Sull'incertezza? Proviamo a considerare per un attimo la seguente situazione, riguardante i risultati ottenuti da due ipotetici tiratori al piattello. Tiratore numero 1, 100 tiri, 10 errori. Tiratore numero 2, 200 tiri, 16 errori. Chi pensi sia stato più bravo? Riflettendo sul ragionamento che hai seguito mentalmente, motiva la tua risposta. Apparentemente il tiratore 1 ha fatto globalmente meno errori. Tuttavia, il tiratore 2, pur avendo eseguito il doppio dei tiri, ha commesso meno del doppio di errori. 10 errori su 100 tiri, cioè 5 errori su 50 tiri. 16 errori su 200 tiri corrispondono a 4 errori su 50 tiri. In pratica, il tiratore numero 2 ha commesso meno errori su un numero fisso di tiri. Su 50 tiri ne ha commessi solo 4, a differenza del primo tiratore che invece ne ha commessi 5. Di conseguenza, dobbiamo pensare che sia stato più bravo il secondo tiratore. Essendoci così ricondotti allo stesso numero di tiri, 50, adesso appare evidente che il tiratore più bravo è in realtà il secondo, 4 errori contro 5. In quale operazione matematica possiamo tradurre questa valutazione del risultato? Nella divisione fra il numero di errori e il numero di tiri. Tiratore numero 1, 10 errori su 100 uguale a 0,1. Tiratore 2, 16 errori su 200 uguale a 0,08. Nota che nel caso del tiratore 2, quello più preciso, la divisione ha condotto a un risultato minore. Anche nelle nostre misurazioni accade qualcosa di analogo. Supponiamo di dover misurare la lunghezza di due diverse asticelle usando ancora il metro da sarto. La prima asticella, L1, ha una lunghezza di 2,0 più o meno 0,5 cm, mentre la lunghezza dell'asticella numero 2, L2, ha una lunghezza misurata di 14,0 più o meno 0,5 cm. Ricordiamo 0,5, l'errore di sensibilità, ovvero l'incertezza della misura. Un'incertezza di 0,5 su un valore di 2,0 cm equivale a 0,5 diviso 2,0 a 0,25. Un'incertezza di 0,5 cm su un valore di 14 equivale a, come vedete facendo il rapporto, a 0,03571. L'incertezza è identica. Eppure dire che la lunghezza della prima asticella si trova fra 1,5 e 2,5 non possiede lo stesso grado di precisione dell'affermazione che la seconda è compresa tra 13,5 e 14,5. I due numeri trovati, 0,25 e 0,03571, che sono detti errori relativi, evidenziano il fatto che la misura di L2 è più precisa di quella di L1, in quanto l'incertezza 0,5 cm ha meno rilievo, essendo maggiore il valore della grandezza. Quindi errore relativo che si ottiene facendo il rapporto dell'incertezza diviso il valore della misura, quindi 0,5 diviso 2,0 oppure 0,5 diviso 14,0, ok? Essendo i due errori relativi diversi, uno decisamente di un ordine superiore rispetto a questo, qui c'è un fattore 10 tra questo e questo. Quindi vuol dire che la misura che ho eseguito con una maggiore precisione è la seconda misura di quest'altra asticella. Quindi, l'errore relativo ci dà informazioni sulla precisione di una misura.
L'errore relativo è definito come il rapporto fra l'incertezza e il valore della grandezza. Errore relativo uguale incertezza fratto valore della grandezza. In termini matematici possiamo scrivere errore relativo E con R uguale delta x incertezza fratto xm. E epsilon è una lettera greca che si legge epsilon. Il pedice R sta per relativo. Talvolta è comodo esprimere l'errore relativo in forma percentuale. In tal caso si ha epsilon R percentuale uguale delta X fratto XM valore misurato per 100, errore relativo percentuale. Ricorda, in quanto rapporto fra quantità espresse nelle stesse unità di misura, l'errore relativo non ha unità di misura, è adimensionale, ovvero un numero puro. L'errore relativo deve essere sempre più piccolo di 1, in percentuale più piccolo del 100%, non può mai essere più grande di 1. L'incertezza può invece essere più grande di 1, in sostanza può essere un numero qualunque. L'importante però è che risulti piccola rispetto al valore della grandezza. Esempio. Determina quale fra le seguenti misure ottenute con strumenti di sensibilità diversa è quella più precisa. Quindi abbiamo delle misure di tempo eseguite con de degli strumenti diversi. Era T1, 22,8 più o meno 0,2 secondi, una precisione del decimo di secondo. T2, 75,0 più o meno 0,5 secondi, quindi eseguita con una precisione di 5 decimi di secondo, quindi del mezzo secondo, qui invece di 2 decimi di secondo. E poi abbiamo la terza misura, 110 secondi più o meno un secondo, quindi questa è una misura che è stata eseguita con la precisione del secondo. Mentre prima si poteva dare una risposta subito, questa volta è più difficile. Allora ricorriamo all'errore relativo, lo calcoliamo in tutti e tre i casi e vediamo quale misura corrisponde a quello minore. Quindi andiamo a calcolare l'errore relativo rispetto a questa misura. Il calcolo è delta x t1 fratto t1, ovvero 0,2 diviso 22,8, risultato 0,08, 0,087. Se moltiplichiamo per 100, spostiamo di due posti la virgola e viene 0,87%. Andiamo a fare quest'altro calcolo. Delta x t2, t2m, 0,5 diviso 75, andiamo 0,0667. In percentuale, spostando la virgola di due punti posti da qui a qui, viene 0,67%. Andiamo all'errore relativo nel terzo caso, 1 diviso 110 e viene 0,00909. In percentuale 0,9%. La misura più precisa è la seconda perché ha l'errore relativo più piccolo delle tre, perché il suo errore relativo è quello. Ora rispondi tu. La misura meno precisa è chiaramente, come potete vedere, la terza perché ha l'errore relativo più alto. Perché? Perché ha l'errore relativo maggiore. Come vedi nell'esempio, la misura più precisa non è la prima per il fatto di avere un'incertezza minore. Infatti, l'incertezza di per sé non è né grande né piccola, può essere valutata solamente in rapporto al valore della grandezza a cui si riferisce. Un'incertezza di un chilometro è grande se rapportata alla distanza fra Rimini e Riccione, e assai modesta se relativa alla distanza tra la Terra e la Luna. Dunque, la misura più precisa è quella che ha l'errore relativo minore. Talvolta può capitare di dover trovare l'incertezza di una grandezza conoscendone il valore e l'errore relativo. Come si può fare? Si parte dalla formula dell'errore relativo e si ricava l'incertezza delta x con la formula inversa. Qui a fianco ne assumiamo le formule inverse a partire dalla definizione di errore relativo. Allora abbiamo errore relativo delta x fratto xm, incertezza fratto valore della misura. Quindi,
incertezza delta x è uguale a prodotto dell'errore relativo per xm. Quindi cosa faccio? Per l'ascia isolare delta x sposto xm. Dato che xm divide x e delta x, adesso portandolo da quest'altra parte del segno di uguale dovrò necessariamente portarlo al numeratore. E quindi delta x uguale a epsilon r per xm. Mentre ad esempio xm, siccome io devo isolare xm, magari ad esempio partendo da questa formula, ecco, possiamo partire da questa formula per arrivare a questa. Quindi xm sarà uguale al rapporto, devo praticamente spostare epsilon r, lo devo spostare da quest'altra parte, però se da questa parte moltiplica, spostandolo da quest'altra parte del segno di uguale divide. Quindi avrò che xm sarà uguale a delta x fratto epsilon r. Quindi queste sono le formule inverse per poterci ricavare, a partire dalla definizione dell'errore relativo, i valori di delta x dell'incertezza oppure del valore della grandezza misurata. Parliamo di un argomento nuovo che sono le cifre significative. Se facciamo una misurazione in cui 0,5 cm è l'errore di sensibilità dello strumento, non è possibile riportare il valore oltre la prima cifra decimale, corrispondente appunto a 0,5. Potremmo avere per esempio L uguale a 12,5 più o meno 0,5 cm, incertezza 0,5, valore della grandezza 12,5. In effetti non avrebbe senso scrivere 12,52 cm, anche se dovessimo vedere che il valore in realtà è un po' più di 12,5, in quanto la sensibilità dello strumento non ci consente di andare oltre, e nessuno può assicurarci che non si tratti invece di 12,5197 e così via. Quindi l'unica cosa che possiamo dire, visto le caratteristiche dello strumento, che la misura che è più visibile, che si avvicina al valore più ipoteticamente vero, è 12,5 con un margine di incertezza di mezzo centimetro. Si dice allora che il valore 12,5 è espresso con tre cifre significative, vale a dire due cifre certe, l'1 e il 2, e la prima cifra incerta, il 5. Perché io non posso assolutamente aggiungere altre cifre significative perché lo strumento non mi permette di leggere altri valori con altre più piccoli del mezzo centimetro. Cifre significative, si intendono come cifre significative del valore di una grandezza tutte le cifre certe fino alla prima incerta compresa. Ad esempio, 34,2, prima cifra incerta, una cifra decimale della prima cifra incerta. Quindi abbiamo le due cifre significative, 3,4 e la terza, le tre cifre significative. Cinque cifre decimali, ecco, in questo caso non si misurano gli